Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qui. Sono sempre centrato. Poco fa c'era anche il gatto da queste parti, ma è scappato. Ciao Jax, buonasera a tutti. Un saluto da Barry. Ben arrivati, così distanti, così vicini, come si dice in questi casi. Come va? Tutto a posto? Io ovviamente ho dovuto condensare la palestra, quindi stasera sono un po', come dire, mi sono impegnato stasera e quindi non sono più luminoso del solito, forse rifletto più luce del dovuto, ma vabbè, basta che non ci siano dei riflessi strani. Tanto poi dopo mi metto in piccolo, quindi no, facciamo un po' d'ordine su questa scrivania. E meno male che non si vede, vedo tutti questi streamer tutti attrezzati con delle scrivanie, le luci, LED. Io sono praticamente in cucina, quindi faccio un po' come posso, ma sembra un ambiente dedicato, ma non è un ambiente dedicato, però vabbè, poteva anche andare peggio. Quando ero nel monolocale secondo me sarebbe stato molto più difficile, perché era tutto integrato, era tutto camera da letto, cucina assieme, però avevo un terrazzo che era enorme, un terrazzo e il bagno enormi e il resto tutti in una stanza. Vabbè, l'avevano fatto un po' così con tac, esatto, salotto, tac, pensavo che avevo letto taci, che c'è il punto esclamativo. Andate, tac, ce l'ho, c'ho il tasterino con l'effetto sonoro. Tac, tac, tac. Oh, lo sto configurando, mettendo tutti i suoni a portata di... Bellino questa cosa qui, poi c'è anche... E adesso chiedetemi pure senza remissione, io non ho peli sulla lingua, momentaneamente. Questo è uno delle mie parti, Bologna è nelle vicinanze, quindi a Reggio Bologna c'è poco, per cui... E quindi eccoci qua. Ho messo il titolo della live, giusto? Sì, forse sì, speriamo di sì. Vabbè, tanto poco importa, quindi adesso metto a icona un po' di roba. C'è venuto buio. Ho fatto, ma se io facessi una roba, no, niente. Perché c'ho la luce, adesso tengo aperto il browser così mi fa luce, ecco, così sono più luminoso. Allora, ragazzo di campagna, avete mangiato il coniglio stasera? A proposito, quel film lì penso di saperlo, ma non a memoria, cioè proprio a menadito, ma anche le scene più particolari, le battute. Poi di solito ho un collega con cui spesso ci scambiamo, cioè quando diciamo una cosa che casualmente subentra nella citazione, diventa una citazione tra Pozzetto, Bud Spencer e così via, praticamente facciamo uno spettacolo di film. Non se ne fanno più così. Poi qualche anno fa, diciamo sia stato prima della pandemia, ho visto in una fiera qua a Bologna, è venuto... L'hanno proiettato in presenza di Pozzetto, che parla un po' lento, adesso è un po' in difficoltà, chiaramente c'ha la sua età, però raccontava delle cose interessanti, degli aneddoti di film, e ha raccontato alla platea di un aneddoto quando ha girato un film con la Fennec, mi sembra fosse La patata bollente, che tra l'altro ho rivisto di recente. Però è un film molto coraggioso, cioè comico come suo stile, però a parte Ranieri, che secondo me è veramente bravissimo nel suo ruolo, un argomento molto attuale, secondo me non è male, come dove lui fa il, come dire, il sindacalista, se non ricordo male, perché lavora nella fabbrica di vernici e sputa... Esatto, troppo politically correct. Ho sentito che c'è anche un dibattito negli Stati Uniti di alcuni comici che non riescono a produrre film fondamentalmente comici, perché attraversano talmente tanti filtri che alla fine
riuscire a fare un prodotto di qualità a tuo nome che faccia perlomeno ridere superando però tutti gli scogli è una missione veramente, forse anche se sta un po' esagerando per certi versi, bisogna essere un po' meno suscettibili. Però vabbè, questo però è un film interessante. E lui raccontava che c'è una scena dove fondamentalmente lui e la Fennec sono in una vasca da bagno e per motivi tecnici hanno dovuto girare questa scena più di una volta, quindi essendo lei nuda e lui praticamente nudo, erano nudi, c'era questo tecnico luci, mi sembra, o qualcuno che doveva sistemare attrezzature di regia che è andato a sistemare una cosa sulla vasca mentre lui era in vasca dopo che la Fennec, girata la scena, si era spostata e l'ha visto. Lui praticamente cercava un po' di mascherare, però sai, a forza di avere questa vicino, diciamo, era in un momento abbastanza teso e quindi che si notava. E lui ricorda che questo tecnico luce gli avrebbe detto: tu sì che fai una vita veramente brutta. Ovviamente detto in senso ironico, lui se la ricordava ancora questa storia. Giustamente, attore famoso in vasca con la Fenech. E barzotto potremmo dire, quindi ha fatto molto ridere. Poi si guardava, diciamo, visti live Ragazzo di Campagna e ogni tanto lui interveniva con qualche aneddoto sulle scene del treno. Le scene del treno le fanno ancora le reunion si trovano nella zona originale del film e fanno una cena alla sera con Coniglio, ovviamente, quello. E di giorno fanno la scena del treno, si trovano nella del treno e ogni tanto Pozzetto partecipa, non garantisce mai la presenza perché dipende un po' da come vada, impegni eccetera, ma se riesce partecipa anche lui e quindi è un modo bello per tenere vivo il ricordo di questo film che tutti i capodanni, non so quanti capodanni l'ho avuto in sottofondo perché fondamentalmente non si può evitare, per cui e quindi, come dire, Tac, 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 oh, tac, tac. ma è entrato diventato memorabile. L'argomento di stasera però sono altri film, altre cose che no, l'altro giorno leggevo un articolo dove c'erano, per entrare nel tema della serata, visto che no, chiacchieriamo troppo, c'era un articolo interessante dove faceva vedere un po' di API e ce n'erano alcune molto interessanti. Poi ho detto, vabbè, però questa mi sembra sarebbe un po' da provare, un API che è messa a disposizione dalla Marvel, ovvero poi in realtà dalla Disney. Perché ormai è stata comprata, tant'è vero che ho provato a vedere cosa serviva per registrarsi e sono entrato col mio account di My Disney, quindi c'è proprio l'argomento, soprattutto perché due fumetti, io non sono un esperto di fumetti, io leggevo di Topolino anni fa, ma niente di più, mi piacciono alcuni dei film della Marvel, non tutti. Non sono tutti bellissimi, alcuni sono usciti meglio, altri peggio, però ho detto può essere interessante perché comunque avevo visto c'erano delle API anche di Futurama, c'erano delle API dei Pokémon, però questo sembrava abbastanza interessante. Ne ho visti di più curate, da quel che ho visto sul sito non sono stati particolarmente, ci sono delle cose da sistemare, ad esempio dove ci sono le chiavi delle API non sono offuscate, non. Ad esempio, io non potrei farvi vedere la pagina senza farvi vedere le chiavi. Non c'è un tasto di reset, quindi facendole vedere non le posso resettare. Boh, è un po' strano come. Sì, c'è un supporto tecnico magari, però. C'è una specie di text box dove scrivere per cosa la usi a fare, quali sono i tuoi progetti, raccontare, ma non è un messaggio che mandi, una casella dove scrivi, però potrei scriverci qualcosa e domani cancellarlo, quindi boh, non si capisce bene qual è come dire, sì, un po' da fatto forse tanto per, comunque ci sono 3.000 chiamate al giorno, mi sembra, quindi siamo su quello non dovremmo avere problemi. Più che altro mi interessava però vedere un API. Perché? Perché c'è un discorso da fare legato al fatto che non ho ancora provato,
L'ho provato molto rapidamente, però non ho avuto tempo di approfondirlo. Il famoso JSON Binder o Binder, non so se si dice, che hanno messo su Delphi 12, che è un nuovo strumento per passare fondamentalmente da pacchetti JSON a, è un po' un JSON to class, un JSON to object. Cioè, c'è anche online un tool che fa questo tipo di lavoro, cioè io dall'API comunico con il JSON, quando mi arriva il JSON lo devo parsare, quindi ho n scelte, usare la libreria esterna, usare le librerie che sono incluse in Delphi, quelle che fanno il parse del JSON, quelle cioè, dal punto di vista del documento, e quindi io ho un JSON object da cui posso estrarre un JSON value, le property del JSON array, posso, come dire, dando il percorso della proprietà all'interno del documento, lo posso navigare e tirare fuori il valore che voglio, quindi devo essere esplicito. Oppure abbiamo dei read e dei writer con una sintassi fluent, che vuol dire read document, cioè leggo non so, la proprietà e so che è un oggetto, quindi dico begin read, cioè inizia a leggere l'oggetto, inizia a leggere la proprietà. Legge il nome della proprietà, cioè vado, è un po' l'approccio che si usa anche con l'XML. L'XML abbiamo l'XPath che ragiona su documenti caricati, quindi ho l'XML, lo carico e poi ho un'espressione che mi dice che cosa andare a tirare fuori da quel documento. Mentre in altri casi ho un approccio SAX, ovvero leggo, inizio a leggere l'XML e quando incontro all'inizio un elemento, un marcatore, leggo il nome dell'elemento, quando trovo quello di chiusura, la mia API genera un evento che dice ho trovato qualcosa, in questo caso un elemento, che è l'elemento di apertura di un elemento ovviamente che può essere gerarchico, strutturato, e sotto, e poi da lì va avanti, cioè lo legge sequenzialmente, quindi legge dei byte bufferizzati e quando riesce a concludere un token mi chiama un evento dove mi dice ho trovato un elemento, poi un elemento all'interno, ho trovato un attributo, ho trovato il valore dell'attributo, cioè un modo per leggere degli XML anche molto ampi in maniera graduale, ecco, da questo punto di vista. Non so se l'hai fatta come l'hai, sarebbe interessante approfondire come maneggiare JSON XML. JSON è la cosa che poi fondamentalmente volevo fare, quindi sul JSON abbiamo queste strade, possiamo usare delle librerie esterne, c'è cioè una libreria ad esempio Delphi Neon fatta da Paolo Rossi che usa gli date un oggetto che abbia come proprietà quelle che trovate nel JSON, come tipo i tipi di valori che ci sono dentro il JSON, e gli dite portami questo valore su questo oggetto, e lui praticamente lavora usando poi l'RTTI, usando la runtime type information, cioè quel gatto che si è visto una coda. Hai letto? Buonanotte? Ah, non sei qua. Stavi andando o stavi tornando? Che, va bene. Non so se si è sentita, ma mettiti qua. Che stress. Sei uno stress, che vuoi? Un gatto. Oppure lo metterò come mascotte. Quindi fondamentalmente faccio una classe, prendo un JSON. JSON Data Object, uno di questi, c'è di JSON, mi sembra si chiami, quello di Maurizio, del Magno, cioè, di JSON ce ne sono, librerie ce ne sono un sacco, quindi, ma anche per .NET c'è una pletora, a parte quelle più conosciute, quindi gli approcci sono. E un altro approccio è quello di usare uno strumento con cui si va, no, ho deciso di. Non so se lo vedete, ma è qua che dormi lì. Ah, vieni a trovarci. Oh, che bravo! È un po' che non ci venivi a trovare. Ti ha fatto la copertina anche del canale. Tu cosa? Tu come faresti il parsing in JSON? Così a sentimento. Ah, bene, userò questa libreria anch'io. Scusate, i gatti non sono sempre pacifici nel mondo Marvel. Sai che ha deciso di. Sta facendo il nido qua. Vedo che sta impastando Freaky Forever JSON Data Objects 2. Ottimo.
Sei inglese o sei italiano? Non si sa mai, magari qualcuno passa. Sembrerebbe strano che passasse qualcuno inglese da una live su Delphi, ma non si sa mai che usa. Occhio che nel mondo Marvel i gatti non sempre sono pacifici. Sì, mi ricordo di scene di gatti che si apre la testa, forse qualche. Però. Quindi gli fai compagnia stasera? Bravo, boh, stai lì. Nick Fury ne sa qualcosa, allora è quello che mi ricordavo. Un altro approccio quindi è dare in pasto il JSON a qualcosa che lo legge e che ti crea una classe con le proprietà e però ti crea anche il codice boilerplate che leggendo il JSON ti travasa da JSON alla classe che è stata creata. Quindi fondamentalmente non si usa una libreria esterna, si usano le funzioni di Delphi, ma invece che scriversi a mano read boolean, read string, read object e poi ricorsivamente andare a sort, parlare in proprietà e dirgli di assegna questo alla proprietà dell'oggetto che è magari qualcosa di omonimo, viene gestito praticamente tutto in automatico. Non l'ho mai provato quel tool, ce n'è uno online che genera questo tipo di classe, adesso ne hanno integrato uno anche in Delphi, così come c'era l'XML data binding, adesso hanno messo praticamente anche questo. Oddio. Ho cliccato sulla mia chat e mi ha dato le regole della chat a me, ma io sono il capo della. Sono il capo del canale, non posso essere moderato. E quindi l'idea era guardare questa cosa qui, guardare come funziona questa API, che informazioni ci sono, e fare un po' di sperimentazioni, costruirci magari un'app facendo il binding di queste cose, però molto, 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 molto minimale, ecco, da questo punto di vista. Quindi mi cambio la scena, facciamo, c'è screen only, poi c'è cam più screen, vediamo se cambia. Ottimo, quindi aspetta, prima ci vuole la cover coding. Guarda che bello che viene. Sono uno sviluppatore, mi diverto con poco, quindi ce n'è una per ogni cosa, c'ho la sezione per le news, anche se stasera non c'erano news. C'ho la parte per il coding e poi basta, c'ho la parte delle scene. Prima o poi farò un excursus su queste cazzatine. Vabbè, quindi qui c'è la nostra mitica API. Io mi sono già registrato e quindi c'è questo menu Become an Insider Settings Marvel Unlimited. C'è un getting started, in realtà dovrebbe essere abbastanza semplice da quello che ho visto. Penso ci sia anche un tester esatto qui che fa una lista dei personaggi, c'è una lista dei fumetti, quindi questo l'hanno messo perché, però secondo me devo mettere poi la chiave, non è automatico forse. Fetches characters. Questo è il classico swagger che viene. Ci sono degli oggetti abbastanza complessi perché dentro c'è un sacco di roba. Presumo di dover mettere anche. Fammela provare. Hide response. E questo è quello che esce. Quindi potremmo anche usarlo come questo API URL. Questo non so se è la mia chiave. Non mi ricordo, può anche essere, anche se non. Perché questo è da un sito, perché mi ricordo che la procedura è diversa. Lato client dobbiamo aggiungere anche delle altre informazioni. Comunque, vabbè, tanto poi me la farò resettare. Qui probabilmente sono. Avevo provato il primo, ma mi chiedeva la chiave. Sì, bisogna registrarsi, c'è un API key, c'è un po' di how to's, qui c'è spiegata l'authorization,
non c'è spiegato come resettare eventualmente le chiavi, ma vabbè. Quindi vabbè, chi più non lasciare la chiave al bar, sì, ho capito, però se non mi date modo di resettarla, se per caso mi scappa lasciata al bar, fondamentalmente, quindi andiamo per gradi, come diceva Fahrenheit. Bella questa. Dovrei mettermi il suono degli applausi, quindi. Allora avete avuto un gran colpo di Non culo, ma c'entra siete niente, approdati al però top, vabbè. al massimo dei massimi. Quindi intanto c'è da avere un API key, accettare i termini di utilizzo, link back, facciamo vedere dei dati dall'API, dobbiamo dire che li prendiamo da qui, keep in touch, build cool stuff, are in beta, an evolving project, change the API, quindi si vede che è comunque in divenire, quindi abbastanza recente, che poi il di più qui è tenere il database più che il resto, ma ci sta. Quindi io l'API l'ho ottenuta. Ah, tra l'altro qui, ecco, probabilmente queste informazioni che si vedono qui, browse by series, probabilmente vengono giù oppure da personaggi vengono giù dall'API, anzi in certi casi non funziona, esatto. Mi dice page not found perché in realtà sono indirizzi relativi al portale principale, siccome cliccando me li risolve con developer marvel.com, che è l'indirizzo che c'era in alto, che si vede, questa pagina è inesistente. Hanno riutilizzato lo stesso menu, ma sono pagine del sito ufficiale, quindi non è, diciamo che dovrebbero un attimo ributtarci un occhietto per vedere che siano, però vabbè, per sperimentare, tanto a noi interessa poi poco. Quindi questa roba l'abbiamo già fatta. Come si utilizza? La cosa da fare, il menu è terribile. General information. Abbiamo fondamentalmente un endpoint, quindi le richieste dovremo farle a questo indirizzo, né più né meno. Questi sono i nomi delle risorse, quindi essendo un API REST. Sapete che accedere a comics vuol dire getwaymarvel.com/comics o v1comics, forse c'era anche la versione, perché magari fanno. Quindi il vantaggio di avere un approccio REST, noi non ne abbiamo parlato in diverse live, è quello di usare l'indirizzo HTTP per identificare delle risorse, e quindi fondamentalmente se io faccio delle get su questo indirizzo slash comics, non voglio ovviamente accedere a una pagina comics, ma voglio accedere alle risorse. Quindi vabbè, adesso guardo l'indirizzo completo, poi tanto da browser non funzionerebbe perché devo metterci la chiave. Quindi queste sono le risorse che noi possiamo vedere: personaggi, i fumetti, comic stories, le storie. A me, vabbè, i creatori, ecco, forse mi interessa più i personaggi perché sono un po' più familiare con queste cose qui. Ad esempio Spider-Man, ok, qui fa vedere un esempio della bio. Non c'è un link che funziona in questo sito. Overview degli entity type e delle rappresentazioni, questo poi lo guardiamo, cioè ci vengono a spiegare ognuno di questi oggetti che proprietà ha e come scende dal sito. Machine readable documentation. Io ricordo aver fatto accesso a questo indirizzo forse per sbaglio, ma non mi ricordo di aver visto della gran documentazione. Anzi, Swagger version, diciamo che qui non c'è proprio, non c'è proprio nulla. Docs public, forse non è il percorso corretto. APIs, però questo cos'è? OpenXML, che roba è? Sì, c'è tutta la specifica che, grazie, cioè dovremmo sottoporla forse a un lettore di Open o qualcosa del genere di OpenAPI, perché Swagger version dovremmo metterla dentro un editor Swagger, ma comunque siccome c'è anche il loro non è un problema, anzi poi magari usiamo il nostro che facciamo prima. Quindi al momento accetta solo delle get, perché ovviamente non possiamo andare ad aggiornare i dati del database, per fortuna.
C'è anche il supporto agli e-tag che servono per fondamentalmente una questione di cache che per il momento potrà magari interessarci, ma non ci interessa. Esempio di richiesta, HTTP Marvel Public Comics, dobbiamo fare una get a questo indirizzo passando questi parametri più un timestamp più un hash e leader accetta tutto. E questo ci risponde con ovviamente una response, un header HTTP e non c'è un esempio di risposta, però l'abbiamo vista prima di là. Con un callback zippato, ok, almeno supportano vari standard, quindi possiamo anche scaricare dati zippati. Quindi io faccio una cosa, lancio intanto Delphi e poi per fare una prima prova e capire come accedere, farei anche una cosa di questo tipo. Proverei col REST debugger di Delphi a fare una chiamata, intanto per essere sicuri che riusciamo a leggerla, questa benemerita API. Io mi copio, vabbè che tanto poi alla fine sarà ben più che visibile, però facciamo che adesso la tengo un attimo qui. Developer portal, my developer account. Ok, qua c'è il mio accountino dove c'è la public key, l'API key. Ok, delete. Ok, la tengo qui poi tanto, ma giusto perché si veda il meno possibile. È partito, ragazzo? Sì, grazie. Questi gli aggiunti preferiti, no? Fammi un attimo un po' di pulizia. Yes, save, no. Allora, REST debugger, sapete che avete un tool. Allora, questo è una sorta di postman dei poveri, io lo chiamo, nel senso che sì, si può usare anche per testare l'API, ma non è così efficace come usare altri strumenti come fare HTTP, dei tool come Bruno, dei tool come Insomnia, come Postman, quindi è molto più, come dire, essenziale, però ha un vantaggio che posso copiare i componenti già configurati per accedere via REST a un'API e questa è una discreta scorciatoia, ecco, quando ce n'è la possibilità. Quindi io qui vorrei replicare la chiamata che viene fatta qui. Non sui comics, c'era anche l'esempio di comics, ok. Authentication la farei sui characters. Quindi questo è l'indirizzo, ok, e lo vado a incollare qui. In realtà poi questo è l'URL base dell'API, v1 public. E questa è la risorsa perché tecnicamente dovremmo mettere un endpoint diverso a seconda infatti non voglio usare comics, ma voglio usare characters, che presumo sarà characters. Resource creator, qui spiega un po' tutte le ok, characters, quindi questo lo tiro via, mi va bene come indirizzo di base. Come parametri resource metto characters e questo gli fa comporre l'URL, cioè gli unisce ovviamente l'indirizzo di base, così se vogliamo cambiare risorsa la possiamo fare. Questo indirizzo va bene per tutte le chiamate, questo cambia a seconda della risorsa. Perfetto, abbiamo un po' di cose da fare. Aspetta che mi accerto che sia così. Characters, ok, ci sta. Operations, get creator collection, fetch list of comic characters con filtri opzionali. Ok, qua c'è tutta la specifica, ma comunque la risorsa è quella lì. Quindi, altra cosa da fare, c'è da mettere l'API key, un timestamp e un hash. Se ho letto bene sul getting started, anzi sull'authentication,
Authorization, attribution, images. Adesso poi leggerò. Noi non accediamo da un sito, accediamo da un client e quindi dobbiamo indicare qualche informazione in più, ovvero un timestamp e un hash MD5 del timestamp della private key e della public key. Qui sotto fa un esempio. Big Big fra appena iniziato a seguirti. Big Big Fra appena iniziato, com'è robotico. Grazie Big Big Fra. Benvenuto o benvenuta, non so. Sera, buonasera. Ci stiamo provando a programmare, a scaricare dati da un API della Marvel. Benvenuto, benvenuta, e quindi qui portiamo programmazione, giusto, faccio un po' di introduzione. Questa sera stiamo provando a scrivere un'applicazione per accedere, benvenuto, immaginavo, ma non si sa mai, per accedere all'API della Marvel, che è un fondamentalmente un sito, un API che ci viene esposta per accedere a delle informazioni sui personaggi, sui fumetti. Non so se tu sei programmatore o meno, in qualche linguaggio. Noi useremo Delphi, che qui è portato. Ma alla fine, dai, sono almeno 3 canali, cioè, ci sono, quindi quantomeno la programmazione si parla poco, ma vedo molti JavaScript. Ah, ci sono un altro po' di sì, sviluppo ogni tanto, ottimo, quindi siamo in buona compagnia, come dire. Ciao anche a Anger o Anger P67, che saluto Muzio. Non ricordo chi mi ha detto, ha risposto a quello, a meno che non fosse lui che ti ha detto questa cosa. Vabbè, dunque, che stavo dicendo? Ah sì, dobbiamo quindi fare una chiamata a questo indirizzo passando il timestamp, che da quel che ho capito è una roba arbitraria. Ciao, benvenuto. Non è la prima volta che passi dalla chat, no, FaceTime chat, sì. Quindi benvenuto o benvenuta anche a te, a seconda dei casi. Se vuoi la private key, il servizio non è pubblico, beh, cioè ti devi registrare, e quando ti sei registrato è gratuito, quindi diciamo che è pubblico nel senso che chiunque può farlo. Poi penso che il motivo della registrazione sia legato al fatto che vogliono monitorare o comunque limitare le chiamate che arrivano, perché chiaramente se mi metto a fare 30.000 chiamate, c'avevo prima la pagina qui aperta, 3.000 chiamate al giorno sono il numero di è il limite, e quindi se facciamo più chiamate chiaramente. Però chiunque può registrarsi, è molto embrionale perché alcune pagine non ci sono. Non riesco a resettare la chiave, quindi, come dire, devono aggiungere probabilmente un po' di funzionalità, ma ci lavoreranno, quindi 3.000 per client, beh, associata all'API key, quindi se tu registri un account, non ricordo chi sei dal nick, ma ciao Paolo, sei tu? Allora ti ricordo. Quindi siccome metti l'API key in un certo qual modo, no, però in realtà c'è l'hash, quindi no, c'è anche la chiave va messa, quindi lo associano fondamentalmente alla chiave, quindi quando arriva con una certa chiave loro fanno il conteggio, quando vedono che con quella chiave hai fatto 3.000 chiamate al giorno ti diranno che numero di summe. Questo non è molto, è molto delle mie parti, questo su me. Bello, queste cose dialettali. Quindi dobbiamo mettere questo timestamp arbitrario. È milanese, giusto? Beh, anche nel mio dialetto si dice assume. Chi è assume? Questo timestamp, che potrebbe essere un progressivo o comunque idealmente
Sì, una stringa che può chiamare, cioè può cambiare, dovrebbe essere diversa per ogni richiesta, quindi è un parametro che cambia. La nostra API key, e poi grazie a queste API key loro recuperano ovviamente l'altra chiave, e l'hash di timestamp, chiave privata e chiave pubblica, quindi questo ce lo dovremo in qualche modo calcolare. Detto questo, quindi che qui che facciamo? Proviamo ad aggiungere i parametri, quindi andiamo in get da non codificare, name, qui c'è una combo box perché ci sono, ad esempio, se sono del leader abbiamo tutto l'elenco di, mentre nel nostro caso get e post. Non mi torna tanto in HTTP, che senso ha l'MD5? Ma è per garantire che chiaramente, perché non passiamo in chiaro la chiave privata, ma quella rimane privata nostra e privata sul sito. Però per essere sicuri, siccome la chiave pubblica è pubblica, per essere sicuri che quella privata sia corretta con l'MD5, noi passiamo due informazioni e l'hash di 3. Loro ricevono due informazioni all'hash, la terza la sanno se coincide con quella che mandiamo. È un po' come dire: noi mandiamo la lettera e la chiudiamo con un lucchetto. Sì, passo anche la P key, che è la chiave pubblica praticamente. O è quella privata? Aspetta, che controllo. Sì, non è API key, API key. C'è anche l'API key, sì, ho tutto. API key. Allora, aspetta, che mi guardo. Private key, public key. L'API key è la chiave, sì, perché loro API key si intende la chiave pubblica, quindi confermo che è quello. L'hash, sì, non è decryptabile, non è neanche criptato. L'hash è proprio un hash, quindi è un valore che esce con, in questo modo, se i dati sono questi e se noi cambiamo anche solo un carattere, dovrebbe dare un valore completamente diverso. Quindi c'è l'API key, giustamente. Quindi noi abbiamo una parte privata, noi passiamo due dati pubblici e facciamo un hash di questi due più una parte che noi non conosciamo, che sanno solo loro. La sappiamo noi, la sanno loro, non viene veicolata, se anche, vabbè, che se viene intercettata basterebbe poi, no, non si riesce a sapere, perché comunque se cambi il timestamp, se non la sai non riesci a decifrarla, quindi puoi fare la stessa chiamata, però se fai la stessa chiamata e non cambi il timestamp probabilmente non riesci a farlo uguale, forse, dovrebbe essere sempre diversa. Vabbè, lì poi bisogna vedere anche come l'hanno un po' implementata, ma... Quindi, allora, adesso farò la cosa più semplice del mondo, timestamp, ci scrivo 1, e questo è un parametro. Poi, qui ci scrivo, abbiamo detto l'altro parametro, l'API key, che è la chiave pubblica, giusto? Immagino di sì, perché ci devo mettere la privata, non c'ha molto senso. Fate finta di non vedere, tanto, e poi vado ad aggiungere. A questo punto devo fare l'hash, ok, quindi la public key c'è, devo fare l'hash tra il timestamp. Diciamo che se fai tante chiamate con questo timestamp potresti risalire, ma servono migliaia di repliche. Sì, poi magari non le accetta, perché se quello deve essere un timestamp, vuol dire che se la rifaccio uguale, magari me la rifiuta o magari me la blocca dopo un tentativo immediato, me la sblocca più avanti, non lo so, lì dipende da... Che è molto arbitrario questo timestamp, cioè gli dice una stringa che va cambiata per ogni richiesta, quindi teoricamente se l'API fosse fatta bene dovrebbe rifiutarmi un'altra chiamata con la stessa stringa, ma c'è da dire che da un certo punto di vista non penso che lo faccia, perché vorrebbe dire che si fa una cache di questa roba, un po' strano. Sarebbe stato meglio che forzassero un po' la mano, ma vabbè. Devo fare l'hash. Allora, l'hash, adesso mi trovo un sito
Che poi dopo dobbiamo farlo col codice, quindi md5hashgenerator.com. Stavo pensando che posso non farvi vedere la chiave privata perché faccio come l'hash ts più private key più public key, ma anche col più in mezzo no. No, qui dice 1 abcd 1 2 3 4. Ok, quindi proprio concatenati, brutali. Allora, uno, poi c'era, ok, c'era private key. Quindi se non crea l'hash, anche se si vede il public key, tanto l'hash è sempre diverso. Esatto. Cioè, se non vi faccio, se sono bravo a non farvi vedere la private key, l'hash di volta in volta va ricalcolato. Ma tanto dopo lo devo mettere in un file di configurazione, quindi tanto che ci frega. Dovreste avere MD5 built-in su Windows. Ah sì, sai che non mi ricordo. Forse su una PowerShell o qualcosa. Potrebbe essere. Su Linux ci sarà sicuramente qualcosa. Su Windows. Vabbè, tanto ci sono 20.000 siti online che lo fanno. Quindi prendiamo quindi questa e la metto lì. Prendo questa e la metto qui. Generate. Your MD5 hash copy. Ok, quindi adesso lo copio e se vado qui hash value non codificare, per favore, anche questo non dovrebbe cambiare perché non ci sono caratteri speciali, ma tendo a abilitarlo sempre. Quindi questo, se tutto va bene, dovrebbe essere corretto. Questa è la risorsa, questa è la richiesta. Io quasi quasi c'era qualcos'altro? No. Hash, accetto, asterisco, asterisco, vabbè, questo, cioè, come dire, non penso di doverglielo dire a questo punto, quindi mi fa capire che, vabbè, glielo posso anche specificare, ma vuol dire l'API sceglie e mi dà probabilmente un JSON. Send request, sta lavorando. On 200, ok. Ci ha messo un po', eh. C'ho quasi un 100k di dati, no, 100.000 byte. Oh, qui c'è un body, un po' di roba c'è. Allora, fammi fare. Anzi, facciamo una cosa migliore. Devo trovare la root. Come diavolo è fatta questa API? Data results, ok, il JSON root e data.results. E quindi, ah, ok, tabular data apply, ok. E così dovremmo vedere in maniera tabellare. Sì, sei stato un po' strict con apply. Sì, qui sicuramente è troncato, però vabbè, questo è il default. Non c'è modo di fare oh, là. Così non sono formattati, ma quantomeno. Non ti dà il token, quindi no, direi di no. Lo devo mandare io ogni volta quei parametri. Non ho un token di autenticazione, ma sono io che ogni volta mandando quella terna funziona. Chiaramente se avete un sito è molto meglio perché col sito registrate il dominio e mandate solo l'API key, che ovviamente un altro non potrebbe utilizzare perché solo l'API key la puoi mettere se la chiamata arriva da un sito che tu hai dentro un browser, da un dominio, che sono quelli che tu devi andare a mettere in una whitelist che c'è nel pannello dello sviluppatore. Nel pannello dello sviluppatore trovi chiave privata, chiave pubblica e c'è una specie di casellina dove tu vai a mettere i siti autorizzati. Quindi se la chiamata arriva da un sito, c'è solo l'API key, ma deve essere tra i domini autorizzati. Se arriva da un'app, non ho un dominio da censire, però devo mandare tutti e sempre questi dati. Che poi ci sta, cioè comunque si configurano sulla richiesta e sono
Ecco, la cosa interessante di questo tool è che mi converte già dei dati, magari tipo in forma tabellare, posso dare una sbirciata, ci sono ovviamente le prime righe, ma questa è l'API che secondo me si è limitata perché probabilmente sarà paginato, immagino l'elenco. Ah, qui mi sta prendendo il JSON root element, quindi non mi sta prendendo tutto, ma mi sta prendendo solo gli item. Data result, facciamo una roba. Fammi fare. Ok, adesso qui non parsa bene perché siamo. Gliel'ho fatto appiattire. Adesso mi apro un. Boh, Visual Studio Code. Infatti, chiede l'hash ogni volta per questo, esatto. New text file. Perché lo voglio anche un po' formattato. Perché mi copi sta roba? Voglio copiare questo. Olla, ma non c'è tutto, me l'ha troncato. Maledetto. Vabbè, c'ha ragione. Comunque lo facciamo prima a vedere anche in Delphi, ma per avere un ok total, vedete che ha messo i primi 20, si è limitato a 20. L'offset è 0, quindi io dovrei fare una chiamata. Sì, poi bisogna vedere tutto quello che queste API accetta come parametri per paginazione e quant'altro, quindi si può anche usare sempre lo stesso hash, giusto? Non lo so, adesso provo, ma mi pare di sì, perché se la rifaccio sì, mi torna a rispondere, mi dà questo URL e mi torna a dare i dati. Sì, infatti io lo lascio fisso in questo caso giusto perché. No, il vantaggio di questo simpatico tool, al netto di fare un po' di prove, eccetera, poi se io ho un proxy o TLS o varie cose, è in HTTP, però non è in HTTPS. No, funziona anche in HTTPS, ok. Basta, ma è un po' strano. Questo l'ho copiato dalla documentazione, si vede che. Vabbè, è vero che non è che siano informazioni sensibili, non mandiamo nulla, però, come dire, una volta che io ho tutto configurato, posso fare una bella copy components, ok, andare nel mio Delphi, fare nuova. Facciamo un'applicazione multi-device, così magari la si può mettere anche sul telefono. Gli do un ok, blank application, quindi la solita. Potremmo anche partire da un master detail, però vabbè. Andiamo qui e la chiamiamo Marvel Fantasia, Forms main pass. Devo anche scrivere solo Marvel. E abbiamo la nostra app, che al momento gira su Windows, ma quando sarà il momento, faccio new other, gli vado ad aggiungere come file un bel data module e questo lo chiamo Marvel Models Client, Client Module, incolla e gli vado a incollare quello che ho copiato dall'altra parte, ovvero questi componenti. Adesso si può fare tutto a runtime, farei a runtime. Se voglio cambiare ogni volta l'hash, devo creare una funzione interna che mi calcola il nuovo hash. Sì, ovviamente, quindi, ma io direi che probabilmente è la cosa poi da fare. Questi componenti, vedete che sono già tutti belli configurati. Ad esempio, questo che è il client ha un po' di proprietà, aspetta che ho il custom Twitch. Guarda che sto modulo è gigante. Stringi un po', così si vede tutto. Ciao and Twitch, utente Twitch per eccellenza, quindi in Delphi c'è una libreria perché sì, c'è una libreria incorporata, quindi cos'è il system mesh, la unit. L'ho usato un paio di volte, però mi scordo sempre, ma dopo la integriamo, quello vedete che è già configurato,
c'è già il base URL con l'indirizzo senza la risorsa ovviamente, che è agganciato al, no, non è agganciato a niente, questo è bind source, non ho idea di, quindi qui se avete un proxy qui si può configurare il tutto, i protocolli da utilizzare, lo user agent, qui potremmo mettere Marvel Delphi Marvel Client, ok. Name lo chiamo Marvel Client, così so di cosa si tratta, però è un REST client, quindi per accedere a un API REST. Poi c'è la request che ha questa API, che cosa va a chiedere? Va a chiedere come risorsa characters, specificando ovviamente dei parametri, e qui c'è la lista, il listone balasso dei parametri, che sono quelli che io prima ho messo di là. Quindi c'è il nome, c'è il value, e c'è il tipo get or post, vuol dire che vengono aggiunti, se è una get ovviamente fanno parte dell'indirizzo, se è una post vengono allegati alla richiesta. Però ovviamente ci sono anche tutti gli altri tipi, ad esempio in un header, specificatamente nella query, quindi se faccio una post e qualcosa va nell'indirizzo devo metterci query. Segmento dell'URL, del path, via cookie, se è un file che di cui sto facendo l'upload, quindi c'è tutta questa roba qui. Qui c'è il nome del parametro, il valore e le opzioni do not encode, ma ce ne sono, c'è anche PHP array, flat array, ce ne sono alcuni per formattare già dei valori con qualcosa che sia riconoscibile da alcune delle tecnologie che sono girano lato server, per fare un po' meno fatica, ecco, da questo punto di vista. Quindi qui ci sono tutti i parametri, adesso qui sono indicati in maniera letterale, ma sarebbero chiaramente da andare a specificare. Questo cos'era? Characters, quindi lo chiamo characters, character request, chiaramente sarebbe da paginare. Questa response è il collettore di quello che succede quando io provo la mia API, perché se io qui nel main andassi a mettere di là non ho messo tabular data, non ho messo root element, non ho configurato della roba, non mi sono fatto copiare anche la tabella che è il dataset, però potrei idealmente, facciamolo rapidamente, mettere qui una mem table, una tabella in memoria, e dirgli ad esempio che questa tabella in memoria response dataset adapter riceve dei dati che arrivano da questo adattatore, che li prende, qui devo aggiungere la unit module client, devo aggiungere il mio client. Gli ho detto di referenziare questa unit, quindi questo modulo che contiene questi componenti. Questa la chiamiamo character response. Ok. Gli aggancio questo componente, quindi questo è l'adattatore che prende dalla response i dati e li va a infilare nella memtable. Quindi qui dentro mi trovo i miei dati. Se poi metto un data source, quindi qualcosa che pesca l'origine dei dati da questa tabella, e poi ci metto una, no, scusa, sono in file monkey, non mi serve quello, ma mi serve una grid magari o qualcosa del genere. Prendiamo la string grid, l'allineiamo a tutta la pagina, facciamo un bind visually. Gli dico che tutti i dati dalla request, no, dalla response, no, dalla memtable devono finire dentro la string grid. Lui mi ha aggiunto questa binding list, la lista dei binding, è la lista degli oggetti che sono collegati tra loro. Quindi in quel caso ho collegato tra loro asterisco del data adapter della memtable, cioè tutti i record, con asterisco della griglia, cioè tutto quello che la griglia intera. Quindi faccio vedere nella griglia tutto quello che c'è nella tabella, idealmente, teoricamente, quindi non so se funziona. Per provarlo, basta che andiamo qui e nella richiesta facciamo execute
Lui va a chiamare l'API, mi ha dato ok, quindi mi ha inserito qui tutti i dati. Quindi se volessimo vedere il pacchetto completo, eccolo qua, c'è un po', si legge un po' come si può, però piacerebbe anche copiarlo, grazie, così stavolta lo copio del tutto. Oh, che fai? Ah, però sì, non è formattato, giustamente, però format document. Magari è come lo tengo qua in temp come demo characters, come esempio di pacchettino. Quindi c'è results e qui c'è 3D man, ci sono tutti a bomb, questa roba che vedevamo prima, quindi tutti i dati. Ma in teoria niente, no, in teoria qualcosa ha fatto. Code 200, ah, giusto. Devo scegliere il root element, ha cercato di convertirmi in tabella il risultato, vuol dire che ha preso questo oggetto e ha considerato un record unico formato da questi campi e questi sono innestati. Gli devo dire che però il mio root element è data result, cioè root element è la proprietà che contiene l'array di ciò che io voglio trasformare in record di una tabella. Quindi se vado qui e gli dico qual era che non mi ricordo più, data results, ok, data.results, brank. Adesso, anche se le colonne sarebbero un po' da formattare, diciamo che non riesco neanche a navigarle, non mi fa, però forse li posso vedere anche da qui, edit dataset, hola, eccoci. Qui ci sono tutti i dati, qui ci sono i personaggi che ha scaricato. Io qui sto navigando praticamente la tabella che è stata riempita dall'adapter che ha preso i dati in JSON nella proprietà che gli ho detto io, ottenuti come response dalla request che ho fatto su quella risorsa tramite client REST. Quindi praticamente il giro è arrivato. Questo chiaramente va bene per prototipazione, per fare un po' di. C'è anche un vecchio VCL, funziona, siamo in FarmOnkey qua, però va bene. Ho capito il buon vecchio Delphi, diciamo, quindi anche se queste FarmOnkey, nel FarmOnkey avevo messo data source di Big Grid, forse li avremmo già visti così, ecco, da questo, a meno che non parlassi di questa griglia qua, che sì, questa probabilmente è una di Big Grid, immagino, però non lo so, se penso sia di Big Grid perché. La visualizzazione della. Ok. Ma ho immaginato dopo, sì, questo. Beh, funziona anche poi la grid. È chiaro che noi dovremmo ragionare in termini un po' diversi, ad esempio, dovremmo non usare una griglia, ma magari una list view, metterci magari il nome del personaggio in grassetto, che ne so, ma comunque adesso su questo ci si può lavorare, non è scolpito nella pietra. Ci sono un po' di image not available, però ci sono anche dei path. Alcuni hanno una GIF, alcuni hanno un JPEG. Ecco come extension, characters, getto mar. Ah, qui c'è l'indirizzo della risorsa, se voglio andare a vedere i suoi dati specifici. Collection URI, sono ok, sono i comic. È un po' troppo verbosa, questa. Ci avrebbero dovuto fare. Vabbè, c'è cioè comunque è una collection. Ah, ok. È una collezione delle risorse, non è già i dati delle risorse. Cioè, mi sta dicendo che posso accedere alla collection dei comics di questo. Mi dice l'indirizzo per accedere ai fumetti in cui compare quel personaggio. Quindi, ma non ci sono i dati del fumetto, quello è solo l'URI. Quindi questa è la parte. Sapete che di REST c'è il mitico Maturity Model, il famoso Richardson Maturity Model, non mi ricordavo il nome del tizio, mi veniva in mente, che specifica come va fatto un API REST, quindi si parte dalla palude, quindi che comunque è già un indirizzo HTTP, si aggiungono le risorse, quindi l'accesso tipo API slash characters slash comics è già un ragionare per risorse, perché l'indirizzo ti dice qual è la risorsa a cui vuoi accedere. Poi il fatto che tu leggi i dati con la get, col comando get, li aggiungi con la post, li aggiorni con la put, eccetera, sono
Se è a livello 2, HTTP verbs, cioè stai usando il protocollo HTTP come i suoi comandi per fare operazioni, quindi non chiami delle procedure, non usi l'URL per indicare una procedura, non fai un remote procedure call, ma usi i verbi HTTP. Quindi dato l'indirizzo dei, come abbiamo fatto noi, dei personaggi, se ci faccio sopra una get vuol dire carico. Se ci faccio sopra una post vuol dire salvo, in questo caso me la rifiuta perché non accetta delle post. Se faccio una delete, elimino, eccetera, eccetera. Il livello 3 è quello che stiamo vedendo, ovvero per ogni elemento puoi dare come informazioni gli URL a cui accedere le risorse collegate e dire che risorse sono. Cioè io ho la possibilità tendenzialmente di fare un client dove quando faccio vedere un personaggio metto una serie di pulsanti che non sono definiti, ma ne metto n quante sono le risorse correlate che trovo, e nel fare la chiamata l'URL non è scolpito nella pietra, ma lo leggo direttamente dalla risposta dei dati che mi viene data. Cioè fa parte delle risorse, riferimento a una risorsa correlata, l'indirizzo a cui devo fare get per andarmela a pescare. Quindi questo è, vuol dire, tutto come dire, collegato. Forse l'ha già detto, legato a REST request for Delphi. È una libreria, perché non mi ricorda qualcosa che ho visto, forse una... Ah, questa qua. No, non l'ho citata, so che c'è. Sì, ecco, io adesso sto usando dei componenti, sto usando quello che è presente in Delphi, giusto per non scomodare qualcosa. Nell'ottica di fare le cose a runtime, è vero che queste API comunque tende ad essere abbastanza semplice, però se ci piacciono, come dire, delle nuove scritture, usare una sintassi fluent, ad esempio, come in questo caso, può essere interessante questa libreria, REST request for Delphi, che praticamente wrappa le API in un API scritta in maniera, in questo modo, cioè invece di creare un componente, impostare le proprietà e chiamare un metodo, facciamo la richiesta, c'è un metodo che imposta l'URL. Si imposta con ad header i valori del header, i parametri, quello che accetto, e quando faccio get faccio la chiamata. È un pattern builder fondamentalmente, cioè questo new mi crea una nuova richiesta, base URL imposta l'indirizzo e mi ritorna la richiesta come valore, in modo che io gli posso chiamare un'altra procedura per impostare un altro valore, mi torna sempre. Cioè sono metodi che cambiano una proprietà e mi ritornano sempre l'oggetto, così io posso chiamarli uno sotto l'altro in sequenza, quindi ognuno restituisce sempre l'oggetto self come parametro e punto get, e quindi io faccio una catena di configura e alla fine faccio il comando. È molto più sintetico, carina come libreria, molto più sintetico da scrivere. Ricorda vagamente, io la uso in .NET, REST Sharp, che è più o meno lo stesso concetto. Cioè invece che fare new REST client, new web client, do l'indirizzo, metto le proprietà, eccetera, uso una sintassi appunto più fluent, cioè vado a creare la richiesta, adesso questa è molto semplice, forse è più leggibile quella lì in Delphi, però vediamo vari metodi di utilizzo. E come è lento sto sito, che succede? Ok, get JSON async, ecco, forse questo fa anche un po' di parsing in più, che qui non so se lo fa accept get, non so però cosa ritorna, response, status code, content, no, tira sulla stringa, quindi internamente poi mi aspetto che farà tutto quello che normalmente fa, sarà un wrapper delle API REST di Delphi, o forse non so cosa usa. Request client, fa vedere, ce li ho qua di fianco che si leggevano anche meglio. REST client, cioè comunque utilizza elementi indispensabili per chi lo usa spesso, specialmente l'adapter. Sì, non l'adapter non l'ho presente. Quindi, execute, non so cosa fa, non l'ho mai provato. C'è scritto niente qua. La documentazione, questa storia dell'adapter, ci lavorano in un discreto numero di persone, va.
No, sì, sicuramente se dovete scrivere del tanto codice, questo dataset serialize, ok, immagino che siano dei plugin che ti convertono quel content JSON che alla fine non vuol dire nulla se non lo in sì, un dataset o magari in oggetti o qualcosa del genere. Quindi lo inserisci proprio qui in mezzo, così quando fai la get ti viene fuori già il valore. Ah, cioè glielo passi con questo adapters creandolo, dandogli già la destinazione, quindi quando qui fai la get, siccome c'è questo in mezzo, lui converte e ti riempie il dataset. È carino come una scorciatoia. Cioè. Potremmo anche dargli un'occhiatina, ma potrebbe essere interessante, diciamo, farlo tutto con il codice. Comunque l'API funziona, le chiamate da Delphi funzionano, qualcosa lo vediamo. È veramente verboso, capisco perché vada un tot alla volta, un po' di personaggi ci sono, di questo non absorbing man non vorrei essere uno che si chiama l'uomo assorbente, perché deve avere una vita veramente, che ignoranza, non ne conosco neanche uno di questi. L'agente X, se è quel, no, non è quello che dico io. Del resto ne sono, quant'è che ce ne sono 5.000 e... Tra l'altro vedete sotto che mentre io scrollo, sto scrollando il dataset e anche la griglia ovviamente si sposta perché sto lavorando su una visuale che modifica il cursore della tabella della concorrente e quindi vedo scrollare. Questo è un meccanismo che è molto comodo per fare sistemare, come dire, l'interfaccia, cioè mettiamo che io ad esempio non voglio usare una griglia, quindi il mio bind source DB in realtà non serve, la mia binding list la svuoto tutto e ci vado a mettere magari un controllo che ha più senso, tipo una list view. Ha più senso perché è più mobile da questo punto di vista. Vado in design mode. Ok, e ho i vari elementi, header text, item text, posso cambiare tipo di visualizzazione, item appearance, list item, bottom detail, ok, che ammette qualcosa in più, show check. No, dynamic no, idea appearance non mi interessa, item bottom detail right detail può starci, forse un po' meglio, non mi ricordo neanche che dati abbiamo qui dentro, a parte l'ID abbiamo il name, la description, le risorse, le serie, le storie, gli eventi, gli URL. Abbiamo nome e descrizione. Non è che abbiamo. Vabbè, non è che abbiamo tantissimo, ma. Torno un attimo su qui, sull'item appearance. Lo mettiamo. Non c'è qualcosa con. Beh, sì, il bottom detail. Ok, potremmo usare questo. Diciamo che il bitmap non mi interessa più di tanto, però forse lo posso. No, non lo posso eliminare perché non siamo in dynamic. Vabbè, lo lascio lì, tanto per il momento mi interessa. Bind visually, non lo vedo, dov'è? Qua. Bind visually. Quindi io potrei dire, ho la mia tabella, cara tabella, mettimi in sync la lista. Come item text voglio vedere il name e come description voglio vedere il detail. Ok, quindi torno fondamentalmente e qua abbiamo i dati, quindi alcuni non hanno la descrizione, secondo me anche l'API, il database è ancora in rifacimento, però adesso lo vediamo già un po' meglio. Siccome in sync, se io qui mi sposto, secondo me lui sposta, esatto, sposta l'evidenziazione e questa è un... non abbiamo il bitmap dell'immagine, a parte che non potremmo caricarlo così, perché ci dà l'URL, dovremmo caricarlo a parte per ogni personaggio in maniera sincrona, quindi
C'è un lavoro un po' gravoso da fare, però che poi ci sta, cioè non, l'API non ce lo dà, quindi o noi lo scarichiamo in background oppure creiamo prima degli oggetti e andiamo a integrarlo. Sarebbe una sfida interessante da un certo punto di vista. Però i personaggi ce li abbiamo, oppure entriamo in modalità dinamica, togliamo la parte del bitmap. Dovrebbe farmelo vedere in grassetto, questo sbaglio, no, mette questo più grosso e questo in grigio. Ok, qua abbiamo i nostri signorini. Poi chiaramente a runtime potremmo scrollarlo, possiamo portarla sul mobile, cioè sul mobile vedremo una roba di questo tipo, mettiamo di metterla su iOS. iOS ha un po' questi font, un po' su Android lo vediamo così, ecco, tipicamente su Android avremo una visualizzazione di questo tipo. Adesso lasciamo stare i componenti che sono in nascondo. Questo è più o meno come verrebbe sul Mac, ok, c'è un blu un po' marcato, su Windows normale. Quindi torniamo a far vedere i componenti. Queste ovviamente sono tutte prove, giusto per vedere quello che in poco si può fare trascinando drag and drop un po' di componenti. Le chiamate dovremmo farle a questo punto però a runtime, quindi magari lasciamo tutto com'è, però quello che io dovrei fare a questo punto è chiudere questa tabella e fare in modo di fare una chiamata sui personaggi a runtime. Allora, intanto vediamo di creare automaticamente, a parte la finestra principale che è ok, anche il client module, ok, crealo prima perché il client mi servirà magari quando entro nella main form, vorrei già vedere dei dati. La main form che si chiama form1, adesso la chiamiamo main form. Come caption ci scriviamo Marvel. Basta, form factor, touch manager, tutto il resto non mi interessa al momento. Quindi supponiamo di fare la chiamata all'inizio, dovremmo prevedere qui, ovviamente non mi piace molto, adesso lo lascio per esigenze di debug, ma accedere direttamente all'adapter dovremmo fargli serializzare un po' di informazioni. A proposito di informazioni serializzate, volevo provare una cosa alla volta, quel famoso JSON binding. Allora, questo potremmo dire che non ci interessa più, però potrei fare un save request. Gli scrivo Marvel characters get. Mi tengo magari questa richiesta se voglio fare delle altre prove, però lo dovrei chiudere lì. La cosa che dovrei fare è questa. Ovvero, nel client magari prevedere qui client module un metodo per fare quanto segue. Al momento dovrei restituire delle risorse JSON, ma lasciamolo un attimo così. Fare un get characters, quindi fare un po' l'operazione, ovvero character request execute. Questo è quello che dovrebbe fare questo, però dovrei anche andare a impostare un po' tutti i valori sulla richiesta, sul client. Posso mettere dei valori sul client? Params? Sì, che li posso mettere. Allora li metto lì. Li metto lì perché così su ogni richiesta vanno fuori e mi aspetto che si uniscano a quelli della request. Anche sul client abbiamo params, eh? Perché secondo me definiti qui vengono mandati fuori per qualunque richiesta. Questa è una cosa che francamente non ho mai usato perché di solito li valorizzo, di solito non metto i componenti, li creo a runtime e gli do un indirizzo al volo, però può essere già una cosa interessante. Ecco, qui per fare prima faccio così, ah scusa, c'è aperta il main form, adesso lo chiudo, visualizza come testo. Qua ci sono i miei parametri, guarda, li tiro via da qua, però forse si chiamavano parameters o params, spero params, però non voglio, ha senso che si chiamino params, perché
Allora, sfruttiamo questa visualizzazione, dobbiamo metterli qui dalla richiesta, non li sto a copiare tutti uno per uno, tiro via questa roba da qui, li vado a mettere al posto di questi params, ti è, e torno a visualizzare il form. A questo punto mi aspetto di averli sul client. Ok, sulla richiesta non ne ho, giusto? Però questi dovrebbero essere mergiati con questi, quindi se faccio la richiesta mi aspetto che vada a buon fine. Ok, qui c'è la response, che sono i miei byte, continua a funzionare. Ottimo, così io li metto lì. Allora, prima di ogni richiesta mi faccio un metodino che va a inizializzare il client e non devo lambiccarmi troppo nel... Ok, allora facciamo così, torniamo nel codice. Facciamo una procedura private init initialize client, boh, chiamiamola così, poi il nome migliore ci verrà in mente. Allora, qui devo fare una cosa, volendo essere bravini, marvelclient.params param by name, dobbiamo impostare il timestamp. Dovremmo andare a cambiare sempre le informazioni del nostro codice. Quindi adesso faccio una roba di questo tipo. Potremmo anche caricare qualcosa da un filini. Ok. E facciamo una cosa del genere. Facciamo un data module. Ok, non so perché faccio un data module, ma passatemi, lo chiamo configuration module. Ok, e su inizializzazione di questo modulo al momento vuoto vado a fare un po' di queste cose. Bisognerebbe caricare la configurazione. Vabbè, un momento, andiamo per gradi. Allora, TS, allora, qui facciamo sta roba, che non voglio scrivere user e with, ma dopo a voi non piace, quindi facciamo così. Io non è che ho fatto delle grandi evoluzioni, però value ci mettiamo. DateTime to string, vabbè, a parte che me li devo memorizzare prima, queste cose, quindi var l timestamp, voilà. Poi abbiamo la private key var l public key, che qui dovevamo caricarla da un file di configurazione, e dobbiamo generare l'MD5. Quindi l'MD5 è presto detto, mettiamo qui, lascia tutto com'è sta roba, mettiamoci uno uses system hash, penso sia qui dentro. Ci faccio F1 sopra, mi chiama la. Uso la funzione timestamp di DateToties. Ah, c'è una bella funzione comoda. Adesso la vado a vedere subito perché non me la ricordo. Types t-hash-md5. Bene. Get hash string. Passo una stringa. Ottimo, perfetto. Pure static, magari. Sì. Perfetto. Quindi var l hash t hash md5 get hash string, e qui vabbè, tanto sono talmente timestamp più private key più public key. Mettiamo un
ci vorrebbe un layout custom Twitch. Non ce n'è uno che faccia. Allora, aspetta che me ne creo uno così. Bam. E mi salvo il desktop. Custom Twitch code. Only. Bene, posto. Così si vede un po' meglio il codice, perché ce l'ho molto ingrandito perché si veda bene. Tu mi dici che nella system dei tutils abbiamo una timestamp e un record. Aspetta, che chiudo qui. Usa la funzione timestamp date time. Aspetta, magari timestamp date time timestamp time c'è il record, non ha dei metodi di help. Direi che quella date to timestamp, però poi devo convertire il timestamp, quindi alla fine devo comunque convertire tutto in una stringa, però potrei fare una cosa. No, niente. Ma tanto non è poi così importante, potrei metterci anche un guide. Cioè, questo può essere anche un guide create la funzione Unix date time Unix to date time date time to Unix, questa vuoi? Questa ti piace? Oddio, può essere utile per avere un numero, cioè il classico della epoch al posto di. Però, ciao Vision, buonasera. Ma sì, c'è tanto. E tanto Unix now to string. Facciamolo così, chi se ne frega. Questo dovremmo caricarlo dall'esterno, quindi facciamo questa bella simpatica cosina e andiamo a caricarlo da un fileini. Quindi mi metterò qui un add new header. Vabbè, abbiamo anche dei file di testo qualunque, adesso ci butto dentro qualunque cosa, perché ha chiamato JS, ma marvel.ini. Ok, e qui ci scrivo API external, no, API, e qui ci mettiamo aspetta, che ci mettiamo? Ci dobbiamo mettere la public key e la private key. Public key, private key. Adesso, se ho la possibilità di dunque, vediamo una nuova funzionalità split write. Mi splitto questo, vedere se me lo riesco a portare. Ma magnifico, no. Mi ha dato una bella access violation, forse voi non l'avete vista. Sono stato un po' troppo efficace. Quindi mi andrà in crash tutto, non ho capito come mai, però la prendo per buona. Cose che succedono. Allora, public key. Ti ho perso. Ho perso la finestra qua. Public
public key lì, private key dov'è? Qua. Yeppa. Ma si può usare anche su mobile fileini? Sì, vabbè, un file di testo, non è nulla di... viene caricato con una classe che è slegata dall'API di Windows, quindi fondamentalmente lo puoi usare dove vuoi. È anche molto comodo, non devo fare un database per... ok, adesso se questo lo chiudo mi andrà in crash tutto, forse... No, forse sì, forse no. L'unica cosa, devo ricordarmi di copiarlo nella cartella di output. Questo si può fare anche in automatico, in realtà, perché sapete che qui avete anche gli eventi di post build e pre build, quindi prima e dopo la build. Ad esempio value from, no aspetta, mettilo all configuration. Questo va bene su Windows, ma in realtà dobbiamo forse me la cavo anche con il deploy manager, perché se io faccio, ah ce l'ho già, platform configuration remote path, ok, però devo fare un publish al posto di un al posto di un type project file, non posso cambiargli il tipo, ma forse è già così. Cioè se sono su Windows dovrei copiarli entrambi, remote path. Allora facciamo una roba, project build, sì, dovrei anche scrivere, completare il codice se voglio fare una compilazione, build. Ok, non mi interessa che al momento vada, voglio solo capire se lui mi fa il piacere di copiare qui. No, però se io faccio un riconcilia, ci sarà anche il publish, immagino, add files, deploy, pam, connection profile, would you like to create? Yes. Ah, ma qui fa proprio solo il deploy con il... No, no, non me ne frega niente. Scusa, non posso fare un deploy in locale, punto? No, vieni. Faccio col metodo che so. Questo me lo devo approfondire, che so. Che poi so che funziona, però non mi ricordo come si fa. Però vado qui in comments e gli dico di fare un copy asterisco.ini, però dovrei dargli anche la macro project directory. C'è il path, no aspetta, path, no, quella è la project path, the project file full path, perfetto, project directory, che siamo già a posto. Ok, gli dico copiami questo asterisco.ini nell'output path, the output file output path. Ok, save. Dov'è che l'ho messo? Su Win32? Sì. Era meglio se lo mettevo su tutte le all configuration Windows. Quantomeno in Windows funziona così. Per le altre piattaforme ovviamente non ha senso questa cosa, perché quel file lì deve essere deployato tramite un altro... Però per Windows... Vediamo se funziona. Contiene più build events. Trust this project. Always trust. Yes, trustalo. Ci sono degli int.
non mi ha dato un feedback qui, però non vedo qui il file, quindi secondo me non ce l'ha fatta. Forse va tra virgolette. Forse va tra virgolette. Adesso che ci penso, sono stato un po' troppo superficiale. Win32 1 e 1-2. Infatti mi sembra strano se è andato in errore, ma chissà che diavolo ha fatto. Non lo vedo, però non dovrebbe esserci. Aspetta, c'è output un file copiato. Dove l'hai messo? Ah, qui c'è il dettaglio. Allora, lui ha fatto un copy Marvel asterisco.ini e va bene in win debug Marvel exe. Ah, ho sbagliato. Buonasera 444 Mystic, bel nome, ben arrivato, ben arrivata. Output path non è quello giusto perché il percorso del file di output dir è quello giusto. Ok, al 20° tentativo. Come va? Come stai? Ben arrivato. Qui si sta programmando da un po' da strapazzo. Stiamo cercando tramite un'applicazione. In realtà ce l'abbiamo già fatta, di accedere a un'API che mette a disposizione la Marvel. Niente po' di meno. Ma per il momento sembra molto po' perché non ha. Io sto sempre male, lei come sta? Un ottimismo, io sto meglio, dai. Ok, debug, un file copiato. Oh, adesso ce l'ho, adesso ce l'abbiamo. Ok, siamo riusciti a copiare un file di configurazione nella cartella. Dovrebbero supportarli un po' direttamente in ambiente, adesso non è che sia una cosa così complicata, però facciamo una roba del tipo dammi del tuo, del voi. Stiamo usando Delphi, stiamo programmando un'app che adesso ho chiuso. Qui non si vede perché abbiamo chiuso tutto, però se io tornassi a fare la richiesta dove noi facciamo execute, vediamo se funziona ancora visto che l'ho un po' e scarichiamo dal sito della Marvel le informazioni sui supereroi al momento. Quindi abbiamo un API, abbiamo il sito della Marvel dove abbiamo a disposizione un indirizzo HTTP. Ah, c'era la S, me l'ha messa lui. Gli diciamo fumetti, diciamo personaggi, creatori di fumetti, le storie, eccetera, e ci dà fuori delle risposte con ad esempio i personaggi, i dati dei personaggi, eccetera. Quindi l'intento era fare un'app che giri su Windows, che giri anche su Android, dove vedere un po' questi dati. Quindi qui mi vado a fare una T configuration, adesso me la scrivo così perché non ho voglia di public key string. Ok, facciamo una funzione che ci tira fuori questa roba qui. Poi rifattorizziamo, quindi se cioè non è bellissimo, ma allora facciamo così. No, dai, facciamo variabili inline. L ini file, dobbiamo aggiungere dunque dove sono? System ini files. Ok, carichiamo in memoria. Che poi in realtà potrei anche renderlo una proprietà del vabbè, adesso ci penso.
Qui ci vuole il file name. Allora, possiamo prendere, facciamo così, private get ini file path. Prendiamo, ci determiniamo il percorso del file. Il percorso del file cos'è? È la directory. Dunque, aspetta, la mettiamo qua. System.io input output tpath get directory name di application. Ah no, giusto, dobbiamo usare le, che scemo, questo lo, get, esatto, get library path in realtà, sì, qui dobbiamo usare questo, ma probabilmente dovremmo fare anche una roba del tipo if def android e altre, dovremmo trovare un percorso diverso, perché non lo mettiamo nel path dell'applicazione. Oh sì, beh, potremmo anche metterlo lì in realtà, quindi vabbè, facciamo una funzione suite. Sì, allora questo ci dà il percorso dell'eseguibile, tpath, però abbiamo get document path, desktop path, download path, abbiamo tutte queste. Anche negli altri OS, sì, era dove metto poi il file in rispetto a quello, perché il file in dovrebbe stare altrove, ma a parte che quel private key andrebbe un po', vabbè, offuscato, ma va bene, insomma, stiamo un po' una cosa alla volta. Però abbiamo questi metodi helper che ci fanno, ci restituiscono desktop, ovviamente ha senso dove c'è un desktop, download, c'è il document, c'è il library path, c'è il public path. Tutte queste cose qui sono metodi che ci danno percorsi a cartelle comuni, però dipende dal sistema operativo ovviamente per cui sviluppiamo. Cioè, quando portiamo questa, ad esempio questo download path, se ci riferiamo a Windows mi tira fuori c user marco download, se lo mettiamo, altrimenti lo puoi mettere dentro l'exe come parametro. Intendi come risorsa embedded oppure parli del come parametro inteso? Vabbè, poi ci pensiamo. Diciamo che qui abbiamo, quindi library path è il percorso della libreria o dell'eseguibile. In realtà noi lo combiniamo con il nome Marvel Ini, che poi è anche il nome dell'applicazione, ma ok, dai, forse questo potevo fare a meno di fare un var linpath, tanto è talmente gnocco che... Quindi qui creiamo il file linfile. Stavo pensando, visto che ho il data module, invece di fare questa roba qui, sai che ti fo? Tiro fuori come proprietà, me le carico, anzi, faccio nella create nella create me li potrei caricare, sì, resource, sì, forse qui sarebbe anche il caso più interessante, forse metterlo ma sì, dai, così non abbiamo più di che pensare. Faccio un bel add, gli dico di farmi vedere tutti i file, scelgo questo qui, resource identifier, ini, config ini, così lo incorporiamo nell'eseguibile. E adesso però devo caricarlo da una, qui accetta uno stream, sì, oh. Che bello, che bello. Allora facciamo così, var l stream di resource stream instance, che gli passo qui application instance, no, come
Boh, posso passargli uno 0? Non mi ricordo cosa passargli quando per riferirmi al modulo corrente. Forse il thread, no, l'application. Non vorrei passargli un oggetto application perché non sempre ce l'ho, però. Vabbè, aspetta, non ho un current instance. Guida, andiamo a vedere. Global. Allora, methods create su stream instance parameter share library contain specify resource by id. Non è che mi dia delle grandi indicazioni su questo problema. Magari mi faccio un problema per nulla, quindi dove recupero la. Provo a vedere il codice un attimo. Initialize instance find resource instance. Ok, devo. Resource stream Delphi, cioè tipo su Android extract resources under Android h instance, secondo me è solo su Windows. Sul file support for desktop platform, no, non ci funziona sul mobile. Ecco perché avevo questo dubbio. Che H instance non ce l'ho e quindi sul mobile non funziona. Sì, perché se no su iOS caricheremo tutto come risorsa, non sarebbe neanche da validare. Niente, dobbiamo caricarlo da fuori. Lasciamolo un attimo. Non ce l'ho H instance, sa. Per avercelo ce l'ho, ma secondo me su Android non funzionerà mai, quindi dovremmo in qualche modo prevedere qualcosa di diverso. Anche perché lo scopriamo subito. Se lo proviamo a compilare per Android, probabilmente mi va anche in errore in fase di build. Niente, dai, il path lo dobbiamo tenere, quindi niente da fare. Perché su Windows va bene, ma su alcuni sistemi non è supportato l'uso della risorsa, quindi guarda, facciamo così, fai finta che non abbia detto nulla e però quello che volevo fare era questo, scusa. Stavo confondendo con fare questo, ovvero magari lo carichiamo, lo teniamo caricato devo spostare in alto questa roba qui, ci sta. Anche il destroy a farci l'override, così in questo caso la scrivo completamente create get ini file path. L'avevo tolto, lo rimetto tpath combine tpath get library path. Sono un po' incartate, però è che pensando mentre ok, e qui alla fine if assigned any file free and nil any file inherit destroy. Questo non lo voglio fare così, quello che voglio fare è questo.
Potevo farlo anche in altro modo, ma vabbè. Property in get public key string, no, scusa, public key read get public key property private key string read get private key. Tolgo questo, riporto 1 e qui andiamo giù spiani, mettiamo un file read string sezione cos'era API, non mi ricordo più, non me lo ricordo più, API. Ident era qui dove siamo, private key. Voi direte non lo chiedere a noi perché non ce l'hai fatto vedere e quindi sì, forse l'ho fatto vedere, ma non mi ricordo. Ok, così meglio caricarli tutti all'inizio di solito, però vabbè. Ottimizzeremo già che c'è un data module. Project option, questo viene creato in automatico, penso di sì. L'unica cosa è che parta prima, ma tanto poco male. Questo lo andiamo a usare qui. In che modo? Facciamo, lo includiamo in implementation. Ok, qui il nostro module configuration. Qui mi vado a prendere configuration module private key, configuration module public key e qui faccio l'hash di questa roba. Dopodiché scriverò ok, se vado a prendere nel client i parametri. Io faccio un'eresia, ma quando ci vuole ci vuole, non me ne abbiate male, ma io ce l'ho e lo uso, tanto so quali sono i possibili problemi e mi piace come scrittura, quindi sembra più leggibile. Timestamp, poi c'è parameter name, c'è API key, non lei ma key, giusto? Giusto capo? API key, chiaramente l'ordine è totalmente value, questa è la public key, parameter by name e poi abbiamo l'hash che è come value, l hash. Avrei potuto valorizzarli, anzi, ti dirò, ma no, va bene così, tanto questi li ho salvati. Forse questo, ecco, mi interessa. Ma lascialo lì, magari può essere utile poi commentarlo un pochino mettendoci svariati commenti, non è un problema. Initialize client, quindi prima di fare una chiamata, initialize client. Chiaramente qua dovremo un po' video sfruttare, guarderò il video. Grazie per essere passato. Fa sempre piacere avere ospiti, come si dice. E quindi, cosa voglio fare? Allora, qui non abbiamo messo, mettiamoci un po' di interfaccia, ci mettiamo il multiview, che è il mitico componente con cui noi facciamo il menu. Vabbè, poi capirete nel momento in cui. Allora, toolbar. La toolbar non la voglio lì dentro, ma la voglio qui fuori. Grazie.
ci metto uno speed button. Adesso dovrei tornare al layout, ok. Più che il text, vorrei lo stile del menu details tool button, drawer tool button, lui, align left, se lo metti, perfetto. Poi ci aggiungiamo una label align client. Qui sopra ci scriviamo, tanto ci scriviamo Marvel e poi penseremo un po' agli stili, farà un po' schifo al momento, ma come dire, vedremo come renderlo un po' più carino, però intanto lasciamolo così. Questo è il nostro master button, diciamo. Text lo svuoto, name master button. A che serve il master button oppure drawer button? Serve ad aprire e chiudere il drawer, che è questa roba qui. Quindi questo è un pannello. Mettiamo un layout che contenga la list view. Quindi vado sul form. Cerco layout che fondamentalmente è un contenitore che però non ha un'area visibile, fa solo da collettore di altri componenti. E a cosa serve? A buttarci dentro questa list view in modo che la list view sia lì, il multi view deve stare fuori invece. Quindi dentro magari mettiamo dei tab, mettiamo altre interfacce. Quindi al momento abbiamo solo la lista, il layout e il riquadro esterno. Il multi view avrà come master button, quel pulsante che lo attiva e lo chiude, il drawer button, e avrà come si chiama, il target control, il pannello, layout 1, che noi potremmo chiamare, ecco, che si è già aperto tutto schermo per fare il suo lavoro. L'obiettivo è una roba così, cioè noi lanciamo, ok, non capisco perché mi crea questo, forse perché vede che uso delle funzioni grafiche, ma e abbiamo, adesso non ci ho messo il pulsante ancora, però questo qui ci sarà il menu, clicchiamo e carichiamo fondamentalmente i dati. Questo non mi sembra allineato correttamente, no, è allineato correttamente, sono, si vede un tubo. Quindi qui sopra ci mettiamo speed button, dammi uno stile veloce che magari, ecco, action tool, una bella bandierina, allinea al top, ci scriviamo sopra altezza 22, larghezza 50, facciamo lì più o meno quadrati, via, forse sono un po' grandicelli, però. Text carica, no, characters, chiaramente molto molto rudimentale, ma pianta la Windows di chiedermi sta roba. Sì, c'è il pulsantino, a parte che non c'è il testo, ma perché ho scelto lo stile sbagliato, sicuramente. Style lookup, action tool button, action border. C'è quello col testo? Sì che c'è, mi ricordo che c'è. Se no ci posso mettere dentro anche una label, tanto che me frega. Tanto lasciamolo così. Oppure, vabbè, c'ho il layout, lo lascio così momentaneamente. Quindi, che gli facciamo fare a questo? Allora, mettiamo giù l'action list, lista delle azioni di questa finestra. Mettiamo giù un'azione con i caratteri grandi.
ho tutte le finestre che uso abitualmente con i caratteri più ristretti. Ci mettiamo un'azione che si chiama character load action. Text load characters, carica personaggi, dai, personaggi. Almeno questo lo mettiamo in italiano. Quindi questo bel pulsantino eseguirà questa bella azione. Questa bella azione, nel momento in cui verrà eseguita, che farà? Andrà sul client module al momento a dirgli get characters. Poi adesso c'è tutta una parte da rivedere, ma come dire, intanto vediamo che funzioni. Run without debugging. C'è sempre questa gaming overlay. Vabbè, dopo lo cerco perché voglio capire che diavolo vuole installare. Probabilmente parte l'azione che normalmente c'ha il menu Xbox o quella cosa, ma mi sa che l'ho disinstallato. Ok, qui dopo metto anche il testo. Quindi se clicco, non è asincrono, ci mette un po', non è il massimo che non sia asincrono, dovrebbe esserlo. E vengono giù i primi 20 personaggi, quindi ha fatto la chiamata. Quindi questo menu che si espande andrebbe. Qui ci vorrebbe il testo di fianco, così lo vediamo. Quindi, se uno si ricorda la cosa, diciamo, chiaramente se ridimensiono l'interfaccia si adatta abbastanza tranquillamente. Qualcosa, diciamo che c'è un po' troppa roba in questa finestra, quindi dovremmo un po' rifattorizzare. Quando avete tante unit così, abbiamo usato anche il data binding, abbiamo il binding scope, abbiamo un po' troppe cose. L'ideale sarebbe che a ogni pulsante corrisponda una videata, una pagina per accedere alla relativa ai personaggi, per accedere a queste cose, poi cliccando vedere il dettaglio, eccetera. Quindi però, come dire, come inizio, visto che ho guardato si è fatta una certa, come si dice, come inizio ci sta, cioè quantomeno l'accesso l'abbiamo fatto. Mi pare anche che venga inizializzato il client nel modo corretto, perché passiamo da quella procedura che mette dentro, quindi per fare una prova. Vabbè, i parametri in realtà li lascio perché ci sta che venga fatta in questo modo, perché così a runtime, cioè design time, mentre progetto, può essere comodo fare una chiamata. Quindi i parametri ce li lascio, però idealmente e tecnicamente quando faccio questo, inizialize client va a mettere dentro i parametri calcolati al volo. Quindi se mi fermo qui, vedrò in debug. Continua a rompere le scatole con questa cosa. Se vado qui e clicco e ci fermiamo qui, vedo, vabbè, l'hash è vuoto, vedo timestamp, vedo private key, non, cioè, è qua tato, però vabbè, vedo, ok, vedo l'hash, quindi imposto questi parametri nel modo corretto. Timestamp e cosa c'è dentro? Questa roba qui. Public key è quella di prima, l'hash è il mio hash, e dopodiché lui va a fare la richiesta. Nel momento in cui arriva la risposta, riempie il componente, riempie la griglia, fa tutto il giro, fa tutto il resto e vediamo i vari dati. Però l'ideale sarebbe parsare la risposta, farsi dare un JSON, fare un po' di queste operazioni con l'obiettivo di ottenere le informazioni magari su oggetti e chiaramente sviluppare meglio tutta la questione. Sono un po' di problematiche legate magari a ottimizzare un po' come gestire la configurazione, caricare delle informazioni in più, dividere le interfacce, iniziare a creare delle pagine, quindi c'è un po' di cose da vedere, però adesso da qui dobbiamo affrontare il discorso di come parsare il JSON, però direi che fondamentalmente in qualche modo il JSON ce lo lasciamo per la prossima puntata. Prossima puntata teniamo queste API e andiamo a, come dire, esplorare magari i modi di
di trattare quel JSON in modo che, come dire, iniziamo a fare un API, magari potremmo usare anche quella REST request for Delphi che potrebbe essere anche interessante. Quindi, detto questo, faccio una cosa, beh, bellissima, metto il tatarà, la mitica scena di, vabbè, questa solo perché ce l'avevo preparata, ma fa lo stesso. Visto che sono già le 11:40, anche se domani si fa festa qualcuno, io no, in questo momento, però vabbè, purtroppo. Andiamo intanto a vedere se c'è qualcuno. Interessante, comunque abbiamo visto un pochino di cose abbastanza interessanti che non sono male, quindi è un, come dire, un embrione da cui andremo magari a sviluppare qualcosa di un pochino più elaborato dal punto di vista anche grafico se vogliamo, perché vorrei dare un'occhiata magari agli stili, uno stile magari di colore rosso. Opa, se viene fuori un bel progettino possiamo sempre mandarlo alla Disney, così ci fa una bella causa per diritti e ci fa delle, come dire, per aver usato l'API, ma quello no, spero che non sia problematico. Quindi, diciamo così, io vi ringrazio come sempre della presenza. Non sento più la musica, ma forse è meglio così, così non rompo le scatole. Direi che se non ci sono novità particolari, c'è anche Cebacci che si presenta solo adesso. Quindi direi alla prossima settimana proseguiamo questo progettino, affrontiamo magari il tema JSON e varie sfumature, così proseguiamo con l'API. L'ideale sarebbe anche provare a mettere FMXer, provare a fare l'applicazione in modo diverso. Volevo testare quella libreria lì, però ci sono un po' troppe cose, ecco, da testare, per cui. Ok, quindi vi auguro un buon 1º maggio, tanto tra un quarto d'ora. Poi se avete domande, quindi sapete dove scrivermi. Se per aiuti e cose di questo tipo ci sono i forum. E ve li posso suggerire, più che altro perché non ho tempo sempre di dare un aiuto a tutti in privato, anche per motivi di lavoro, però ecco, sui forum li frequento e quindi, come dire, nel caso scrivete lì perché è più comodo, ci sono anche tanti altri che possono dare un aiuto, anche su Delphi Club Italia. Adesso magari gli metto, mi ricordo che forse c'è il comando, esatto, così lo scrive. Mentre per gli aggiornamenti c'è il mio gruppo Telegram e quant'altro. Guardavo se c'è qualcuno che sviluppa, ma mai, sono l'unico martedì. Però vado a fare, preparo il raidino, quindi rimanete dentro, anche perché volevo mettere come cosa riscattabile anche siccome mi è arrivata una mail e in più persone mi hanno chiesto di dare occhiata a pezzi di codice, magari nelle live si potrebbe fare una cosa, chiaramente se uno è d'accordo, dare un'occhiata al codice, riscattare quei punti del canale, fammi una code review, una cosa del genere, potrebbe essere una cosa interessante per usare i punti canale. Il raid, se rimanete per il raid, è un modo per farli, quindi vi ho già rotto le scatole abbastanza, i link ve li ho dati e direi che se non ci sono impedimenti lavorativi, molto probabilmente ci si vede la prossima settimana. Tanto vi saluto, buon 1º maggio, grazie a tutti, rimanete per il ride, vado da un amico che gioca e quindi che sta iniziando a giocare e andiamo a vedere che diavolo combina, e quindi non programma ma gioca, ma sta Power Unreal, quindi andiamo a vedere che gioca. E vi saluto a tutti e direi alla settimana prossima. Ciao a tutti. Grazie mille sempre per la presenza, ciao a tutti. Cambio la scena e vado in ending.